Direttore, il suo arrivo a Catania è un'operazione importante. Il mio arrivo a Catania è coinciso con un'operazione importante per la quale ho ritenuto doveroso e soprattutto sentito portare anche la mia presenza fisica e la mia vicinanza agli uomini e alle donne che hanno operato molto bene e che sicuramente continueranno a operare in un punto nevralgico del paese, qual è la Sicilia orientale. Catania è il riferimento centrale, non mancherà mai l'apporto della Direzione Nazionale della DIA, come ho promesso anche in altre sedi, anche qui noi saremo sempre presenti e ove occorra saranno ulteriormente potenziati tutti i servizi, sia tecnologici che dal punto di vista di personale per il centro di Catania, che merita ogni attenzione. Il ruolo della DIA in un momento delicato come questo, anche e soprattutto a livello nazionale, lei come la vive in prima persona questa fase? Io la vivo in maniera assolutamente ottimistica, ma quella di oggi è l'ennesima conferma di quanto sia indispensabile e strategico il ruolo della Direzione Antimafia nel contesto meridionale in particolare e del Paese in generale. Credo che stiamo dando negli ultimi mesi delle dimostrazioni concrete di efficienza, di professionalità e soprattutto di insostituibilità per quello che riguarda alcune indagini che solo una forza come la DIA, che ha al suo interno le migliori risorse investigative provenienti dalle tre forze di polizia più importanti sul territorio, può svolgere e può continuare a produrre un servizio positivo alla sicurezza del Paese.